Radio Maria. Trasmettiamo i doni dello Spirito Santo. Catechesi di Padre Livio. Bene carissimi, allora prendiamo in mano il nostro libro, i doni dello Spirito Santo. Siamo arrivati al dono della pietà, che questa mattina concludiamo. Come sapete, il dono della pietà è quel dono dello Spirito Santo che ci fa scoprire il volto paterno di Dio e ci fa anche scoprire l'essenza stessa del cristianesimo, che, come già vi ho spiegato, è una religione filiale, perché è basata sulla venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi come Salvatore e come Redentore. E anche la nostra salvezza viene mediante la partecipazione alla figliolanza di Cristo. Noi veniamo nel battesimo, veniamo arricchiti dalla divina figliolanza, anche se adottiva, e quindi siamo figli nel Figlio, siamo nel cuore stesso dell'amore trinitario, e come dice Paolo siamo coeredi di Cristo, cioè siamo partecipi della natura divina, come dice Pietro, no? E quindi comprendere che siamo figli adottivi e che possiamo rivolgerci al Padre così come si rivolge a Lui Gesù, con stesso amore, confidenza, affetto, obbedienza, totale abbandono, capire questo significa entrare nel cuore stesso della vita cristiana. Abbiamo visto come molti santi siano cresciuti proprio in santità, proprio considerando questo dono particolare, il dono della pietà. D'altra parte noi dovremmo, carissimi, soffermarci di più sulle pagine del Vangelo dove ci parlano di Dio Padre, sia nelle pagine dei sinottici, per esempio quelle del discorso della montagna, sia di Matteo sia di Luca, dove Gesù parla del Padre Celeste, e poi sia Padre Celeste che ha cura degli uccelli del cielo, dei giri del campo, eccetera, oppure nei sinottici, dove c'è quella preghiera di Gesù al Padre: ringrazio Padre, Signore del cielo e della terra, perché
hai rivelato queste cose non ai sapienti, non agli intelligenti, ma ai piccoli. Oppure il Vangelo di Giovanni, come sapete, il Vangelo di Giovanni evidenzia moltissimo questa divina figliolanza di Cristo dal Padre, ma nel medesimo tempo con atteggiamento di obbedienza, di amore, di dedizione totale di Cristo al Padre, che è il modello del nostro rapporto con Dio. Allora dovremmo davvero veramente di più, siccome, cari amici, se è vero che lo Spirito Santo è un Dio un po' sconosciuto, ma questo lo comprendiamo perché lo Spirito Santo per sua natura agisce silenziosamente nei cuori, e forse ce ne rendiamo meno conto della sua azione come maestro, come guida, come luce. Ma per quanto riguarda il Padre, non si può dire che il Padre sia un Dio sconosciuto. Intendiamoci bene, noi cristiani professiamo un solo Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio che è dentro Dio rapporto di amore, però benché parliamo spesso del Padre, non dimentichiamo che la preghiera fondamentale del cristianesimo è il Padre nostro, no? E allora parliamo molto del Padre, però è un conto parlarne, è un conto percepire Dio come Padre, e in questo siamo molto indietro. Cioè concepire Dio come Padre, sentirlo come Padre, avere nei confronti del Padre i medesimi sentimenti che aveva Gesù, in questo siamo molto indietro, perché nei confronti della divina paternità non abbiamo uno spirito di fiducia, di confidenza, molte volte abbiamo uno spirito di paura, uno spirito di diffidenza, uno spirito legato alla nostra situazione di peccato. E in questa catechesi vedremo due tematiche. Primo, quali sono i vizi opposti al dono della pietà, e poi vedremo quali sono i mezzi per incrementare il dono della pietà. Per quanto riguarda i vizi opposti al vizio della pietà, essi sono tutti raggruppati sotto un nome, anch'esso di matrice biblica, che è l'empietà. Che cos'è l'empietà? È quella durezza di cuore che ci impedisce di aprirci all'amore di Dio, di riconoscere la sua paternità, e quindi l'atteggiamento del cuore che va, diciamo così, dalla paura, dall'indifferenza, alla diffidenza, fino a diventare poi invece una durezza, un rifiuto, fino a toccare il fondo dei fondi, che è il fondo satanico, arrivare all'odio nei confronti di Dio. Guardate, cari amici, che veramente, cioè Paolo, quando ha parlato nella lettera ai Tessalonicesi, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, ha parlato del mysterium iniquitatis, del mistero di iniquità. Quando Paolo ha parlato di questo, sapeva quello che diceva, cioè veramente c'è un mistero del male. Molte volte io sento anche persone che si meravigliano che il male possa arrivare a certi abissi. Ma cari amici, il male è esattamente quella situazione esistenziale a cui è arrivato Satana, che è una situazione esistenziale di odio nei confronti di Dio. E a questa situazione esistenziale di odio, di bestemmia, di rabbia nei confronti di Dio, possono arrivare anche tutte quelle anime che percorrono la via della perversione fino a nutrire nei confronti di Dio gli stessi sentimenti del maligno. Quindi nei confronti del Padre Celeste noi possiamo percorrere due vie e percorrere fino in fondo, carissimi, cioè la via di Cristo, e quindi arrivare fino al punto di avere verso il Padre quei medesimi sentimenti che ha Gesù, nel senso che Gesù ci partecipa dei suoi sentimenti per grazia, e noi li accogliamo e noi li facciamo nostri, e questo è il vertice della santità. Quando riusciamo a spalancare il cuore alla grazia in modo tale da avere dentro di noi quei medesimi sentimenti di amore per il Padre e che ha Gesù, e nel medesimo tempo avere nei confronti di Gesù sentimenti fraterni, di amico, di fratello.
Questa è la via della santità. C'è anche una via della perversione che ha tanti gradini, cari amici. Incomincia con la diffidenza, incomincia con i piccoli tradimenti, incomincia con voltare le spalle, incomincia con l'alzare le spalle, col voltare le spalle, per poi andare verso la trasgressione volontaria, andare verso il disprezzo di Dio, fino ad arrivare all'odio, alla negazione di Dio, e il passo ultimo è l'odio contro Dio. Allora noi possiamo percorrere anche questa via, che è la via del mysterium iniquitatis, del mistero del male, perché ci sono delle persone che arrivano a odiare Dio, carissimi. Qualcuno si meraviglia. Certo, i buoni si meravigliano che si possa arrivare a questi abissi di male, però ci è arrivato Satana e Satana cerca di farci arrivare gli uomini. Allora, quando si arriva a questo abisso di male, da odiare Dio, è chiaro che siamo entrati in quell'ambito pericolosissimo della vita, che è l'impenitenza finale. Allora, è chiaro che dobbiamo fermarci molto prima, già quando siamo in una situazione di tiepidezza o di paura o di diffidenza nei confronti di Dio, credo che dovrebbe già suonare, squillare nei nostri cuori l'allarme rosso del pericolo. Vediamo allora questa pagina, per chi ha in mano il mio libro I doni dello Spirito Santo, siamo a pagina 65, i vizi opposti al dono della pietà. Potremmo indicare complessivamente i vizi che si oppongono al dono della pietà con il nome di empietà, che consiste nel rifiutare a Dio l'affetto filiale e al prossimo l'affetto fraterno, perché il dono della pietà, come vedete, ha una dimensione verticale, cioè atteggiamento di affetto filiale verso Dio, e poi una dimensione orizzontale, cioè atteggiamento fraterno nei confronti degli altri. Oppure con San Gregorio Magno potremmo usare l'espressione durezza di cuore verso Dio, durezza di cuore verso i fratelli. A riguardo, il grande maestro di spirito padre d'Allemagne ha scritto una pagina mirabile. Dice che essa nasce dall'amore disordinato di noi stessi, per il quale la durezza di cuore, no? Dice che la durezza di cuore nasce dall'amore disordinato di noi stessi, per il quale, a causa del quale, cioè di questo egoismo, di questo amore disordinato di noi stessi, siamo naturalmente sensibili ai nostri interessi, mentre ci dimentichiamo i diritti e gli interessi degli altri. È una cosa incredibile, cari amici, come sia veramente difficile trovare delle persone che aiutano il prossimo in un modo generoso, senza essere richieste quando il prossimo ha bisogno, spinte dal naturale sentimento della pietà. Sono veramente poche oggi, e questo mentre siamo pronti a criticare, siamo pronti a puntare il fucile, siamo pronti a tagliare i panni, no? Siamo pronti a fare tutto questo. Quando si tratta di avere un po' di comprensione, un po' di amore, insomma, si trovano poche persone. È veramente una bella cosa, veramente una cosa, uno spettacolo bellissimo, quando si vedono delle persone che sono capaci di gesti generosi nei confronti dei fratelli. Invece c'è quella durezza di cuore che ci fa calcolare tutto. È veramente un veleno che abbiamo nel cuore. Questa durezza permette che vediamo le offese a Dio senza battere ciglio e le miserie del prossimo senza compassione. Per cui, capito? E chi se ne fa un baffo di Dio, si arrangi lui, pensi lui ai suoi interessi, e chi se ne fa un baffo del prossimo, penso io ai miei interessi. Ecco, cioè mancanza di gesti di generosità verso Dio e verso il prossimo. E veramente, cari amici, pensate che gioia diamo a Dio quando scendiamo in campo spontaneamente per difendere i suoi interessi. Pensate che gioia diamo a Dio. Guarda che Dio li saprebbe difendere i suoi interessi, ma lui vuol vedere se noi li difendiamo, che poi gli interessi di Dio sono gli interessi di tutti. Quanto è bello vedere delle persone che a viso aperto, generosamente, difendono gli interessi di Dio e magari quelli del prossimo, senza che a loro venga in tasca niente. Sono queste le persone di fronte alle quali si deve togliere il cappello,
anche se c'è il sole. Questa durezza permette che vediamo le offese a Dio senza battere ciglio e le miserie del prossimo senza compassione, che non ci incomodiamo mai per aiutare chi è nel bisogno, questa durezza di cuore consiste nel fatto che non ci incomodiamo mai per aiutare chi è nel bisogno, che non sopportiamo i difetti degli altri e che ci adiriamo col prossimo per qualsiasi cosa e che coviamo nel nostro cuore sentimenti di amarezza, odio, vendetta e antipatia. Questo è sicuramente il trattamento normale che c'è da parte degli uomini, no? Amarezza, odio, vendetta, antipatia. Purtroppo, cosa volete? Siamo veramente malati, carissimi amici. È soltanto l'amore di Dio con la medicina che ci può guarire. È una durezza che può annidarsi anche nel nostro cuore, ma la vediamo in sommo grado, questa durezza di cuore, questo cinismo, no? Cinismo. Cinismo vuol dire, è una parola greca tipica di una scuola di filosofia greca detta dai cinici, la cui massima fondamentale era menefreghismo. Che cos'è il cinismo? È il menefreghismo. E appunto questa durezza di cuore, questo menefreghismo nei confronti di Dio e del prossimo, può annidarsi anche nel nostro cuore, ma la vediamo in sommo grado nei grandi nel mondo, nei ricchi avari, nelle persone sensuali, in tutti coloro che hanno impostato la vita sull'egoismo. Vediamo la durezza di cuore, che è una piaga che si diffonde nel mondo ed è la radice di tanti dolori, perché chi è duro di cuore non solo opprime gli altri, ma rifiuta persino di dare una mano al prossimo sofferente. E Gesù, come sapete, ha colpito questa durezza di cuore proprio nella parabola del buon samaritano, vi ricordate? Allora, cerchiamo di essere capaci di gesti, di generosità, nel difendere i diritti di Dio, nell'aiutare il prossimo. Questi gesti di generosità ci nobilitano e ci mostrano come figli di Dio e fratelli degli altri. Io vorrei sottolineare un aspetto meno grave sotto il profilo, diciamo così, della vita spirituale, di quella che è la durezza di cuore, perché la durezza di cuore, cari amici, è già una situazione prossima alla perdizione. È cuore di pietra. È sperabile che siano pochi quelli che si trovano in questa situazione. Però c'è una situazione, a mio parere, molto più pericolosa, cioè meno, più sottile, più impalpabile, ma molto più pericolosa per chi vuole fare un cammino di perfezione. E che, per esempio, chi di voi ha letto o ascolta il diario di Santa Faustina Kowalska, che è un inno, questo diario alla Divina Misericordia, Gesù chiama, appunto parlando a Santa Faustina, la chiama la diffidenza. E Gesù dice esattamente queste parole, adesso, questo concetto, poi le parole esatte forse non sono queste, ma il concetto è questo. Dice Gesù a Santa Faustina che sono ben poche le anime, anche di chi è già avanti in santità, che nei suoi confronti non nutrono qualche diffidenza. Ecco, cari amici, questa è veramente un veleno sottile che inquina il dono della pietà. Cioè quella sottile diffidenza, non totale fiducia, mancanza di totale fiducia che abbiamo nei confronti di Dio, che abbiamo nei confronti di Cristo. Magari riusciamo, per grazia e per buona volontà, a eliminare dal nostro cuore sentimenti di paura nei confronti di Dio, però, ecco, molte volte nei nostri rapporti con Gesù si nasconde una sottile diffidenza. Eliminare questa diffidenza, arrivare alla totale fiducia, arrivare, cari amici, all'amore della sposa, o l'amore di amicizia, per cui nei confronti dell'amico, di un amico come Gesù, non si ha più nessuna diffidenza, si ha la fiducia totale. Cioè arrivare alla fiducia totale è una meta a cui bisogna attendere con tutte le proprie forze. Allora vorrei segnalare questo. Certamente il pericolo più grave
per quanto riguarda il dono della pietà, è la durezza di cuore, cioè quella indifferenza, quel cinismo, quel menefreghismo che abbiamo nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo. Ma per chi fa il cammino spirituale vorrei segnalare questo pericolo vero, reale, che impedisce alle anime di volare in alto, che è una certa diffidenza. Non sempre si è coscienti, ma questa diffidenza nei confronti di Dio è come un filo che impedisce al passero di elevarsi alto nei cieli e lo tiene legato a terra. Se non riusciamo a eliminare questa diffidenza, una certa diffidenza che abbiamo nei confronti di Dio, non riusciremo mai a volare nei cieli profondissimi della santità. E adesso vediamo l'ultimo paragrafo, che riguarda i mezzi per incrementare il dono della pietà. Questi mezzi naturalmente sono i mezzi che conosciamo per tutti i doni dello Spirito Santo. Come sapete, i doni dello Spirito Santo sono dei semi di grazia che si trovano in tutte quelle anime che sono rivestite dalla grazia santificante, per cui soltanto chi è in grazia di Dio può aspirare ai sette doni dello Spirito Santo. Però questi sette doni devono essere sviluppati dalla nostra cooperazione, quindi c'è la preghiera, la pratica dei sacramenti, il raccoglimento, che sono mezzi generali per tutti i doni. Per quanto riguarda il mezzo specifico per sviluppare il dono della pietà, dobbiamo coltivare la meditazione sul Padre, sul Padre Celeste, e nel senso proprio di fare come facevano alcuni santi, meditare brani di Vangelo che parlano del Padre Celeste, per esempio quelli che riguardano la provvidenza che il Padre Celeste ha per gli uccelli del cielo, i giri del campo, per la preferenza che il Padre Celeste ha per i piccoli, per i poveri, per i deboli, per gli umili, no? Meditare quei brani di Vangelo dove Gesù dice: la mia volontà consiste nel nutrirmi del cibo, cioè la volontà del Padre Celeste è il cibo di cui Gesù si nutre. E anche la bellissima preghiera di Gesù prima di morire: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, no? Allora, certamente meditare quei brani del Vangelo che ci mostrano l'atteggiamento di Gesù verso il Padre è molto importante. E in sintesi, particolarmente, cari amici, è molto importante imparare a recitare il Padre nostro col cuore. Capire la profondità di questa preghiera e viverla, ecco, questo certamente è un grande strumento per incrementare in noi il dono della pietà. E io vorrei anche sottolineare che il dono della pietà riguarda anche il nostro atteggiamento verso Gesù Cristo, cioè chiedere veramente a Gesù la grazia di scoprirlo come amico, di sentirlo presente nel nostro cuore, di parlare continuamente con Lui, di dire durante la giornata: Gesù, aiutami, Gesù, confido in te, faccio tutto per amor tuo, Gesù. Allora, coltivare questo sentimento di presenza continua, di amicizia nei confronti di Gesù, e quindi chiedere a Gesù di darci i suoi sentimenti nei confronti del Padre, di darli anche a noi, tutto questo sono i mezzi più efficaci per sviluppare il dono della pietà in noi. Vediamo allora che questa pagina sui mezzi per incrementare il dono della pietà. Oltre ai mezzi generali, che sono il raccoglimento, la preghiera, la fedeltà, la grazia, è importante coltivare in noi lo spirito di figli adottivi di Dio. Nel discorso della montagna, Dio per ben 14 volte ci viene indicato con il nome di Padre. Non si insiste mai abbastanza sulla necessità di accrescere in noi stessi l'atteggiamento di confidenza filiale e di abbandono nelle braccia del nostro Padre amorosissimo. Dio è nostro creatore e sarà il nostro giudice alla fine della vita, ma è sempre nostro Padre. E se il dono del timore ci ispira verso di Lui un atteggiamento rispettoso della sua santità, come vedremo, tuttavia non dobbiamo mai avere paura o diffidenza. La paura non è mai compatibile con la tenerezza e la confidenza filiale che Dio vuole che noi abbiamo nei suoi confronti. Bisogna chiedere allo Spirito Santo che ci faccia comprendere fino a che punto Dio è Padre, come ci ama, come ci perdona, come ci vuole aiutare. Chiediamo nel medesimo tempo che ci faccia crescere in noi uno spirito di adozione, di fiducia e di abbandono. Allora veramente nella vita non saremo più soli e non avremo più paura.
cioè la misura in cui scopriamo il volto paterno di Dio e scopriamo l'amicizia di Gesù, è quel sole che fuga ogni nebbia di paura e di diffidenza. Ma questo non basta, cari amici, per sviluppare il dono della pietà, che è anche una dimensione orizzontale, cioè verso gli uomini, e noi dobbiamo imparare a coltivare in noi uno spirito di fraternità universale con tutti gli uomini, cioè quell'amore che Dio ha dato, noi dobbiamo imparare a darlo agli altri. Non è necessario a questo riguardo guardare troppo lontano, ma intorno a noi. Ogni uomo è veramente nostro fratello, questo atteggiamento ci porterà a considerare con uno sguardo soprannaturale anche i nostri familiari e a vedere in loro innanzitutto dei figli di Dio, dei fratelli in Cristo. Dobbiamo sorvegliare il nostro cuore perché non vi siano sentimenti di antipatia, di disprezzo, per non dire di odio e di vendetta. Dobbiamo invece alimentare continuamente sentimenti di vera fraternità verso tutti. Inoltre è bene, come vi dicevo, in tutte le cose dobbiamo imparare a distinguere il peccato dal peccatore. I peccati o le cose storte vanno denunciate, carissimi amici, perché se no è chiaro che il mondo diventa preda del maligno. Quindi i peccati, le cose storte, le cose che non vanno, vanno denunciate, ma con lo stile evangelico, cioè intransigenza verso il peccato, grande pietà verso il peccatore, perché anche noi siamo peccatori. Quindi si denuncia l'errore, ma si ha carità verso l'errante. Questa è la norma evangelica. Per cui, perché in che cosa consiste l'accusa di buonismo, no? L'accusa di buonismo. Il buonismo consiste nel aver pietà non solo del peccatore, ma anche del peccato, no? L'atteggiamento giusto evangelico è quello che è quello di Gesù, poi, di aver pietà per il peccatore, ma di denunciare il peccato. E questa è una carità, perché il peccato fa male al peccatore, fa male a tutti gli altri. Insomma, si combatte la malattia, si combatte la malattia e si aiuta il malato, insomma. Inoltre, e questo allora in questo senso si coltiva l'amore di vera fraternità verso tutti, no? Inoltre è bene che consideriamo l'intera creazione come la casa del Padre, ringraziando per tutte le bellezze che la adornano e per la sua provvidenza. Quindi avere questo sguardo sulla creazione è pieno di riconoscenza, di lode, di adorazione verso il Padre Celeste. Ma l'atteggiamento più importante consiste nel coltivare uno spirito di totale abbandono verso il Padre Celeste, cioè di fiducia. Dobbiamo avere la convinzione che se Dio è nostro Padre, non è possibile che ci succeda qualcosa di veramente cattivo. Così disponiamoci a rimanere indifferenti riguardo alla salute e all'infermità, di fronte a una vita corta o lunga, di fronte a rovesci economici come è successo, perché queste cose a Dio, cioè a Dio interessa la salvezza della nostra anima. Noi molte volte, perché abbiamo una malattia, pensiamo che Dio è cattivo, ma Dio con la malattia la dà a te perché tu attraverso la sofferenza del corpo cresca nell'amore per le realtà celesti. Quindi anche quando noi ci lamentiamo, molte volte in realtà abbiamo ricevuto delle grazie, perché molte volte la malattia, più della salute, ci può portare al fine della nostra vita, che è la salvezza eterna. Il vero unico male, infatti, carissimi, è il peccato. Per tutto il resto fidiamoci di Dio, Lui sa di cosa ne abbiamo bisogno, come ce l'ha detto la Regina della Pace qualche mese fa, vi ricordate, quando ha detto: pensate alla vostra conversione, per tutto il resto Dio vede e provvede. Quindi a tanta pace, a tanta gioia, affidamento e fiducia ci conduce il dono della pietà, che ci fa veramente figli del Padre e fratelli di tutti gli uomini.